Benvenuti tutti su questo nuovo episodio di Argentario Top Trail. Scherzi a parte, siamo su Brescia Top Trail e come vedete alle mie spalle inizia la lunga trasferta che parte dall'Argentario, che ci porterà alla scoperta di alcuni punti della Toscana veramente magnifici. Lo faremo con questa bellissima Venom FM Bike SL, gentilmente offerta per questa settimana da Michele Favaloro, una bici fatta totalmente a mano di cui parleremo nei prossimi giorni. Oggi la stiamo assettando su questa prima parte di percorso, infatti abbiamo fatto la gran fondo del Monte Argentario, la stiamo perlomeno facendo e poi vedremo nel proseguo del tour di fare gli ultimi upgrade e gli ultimi assestamenti per i prossimi giorni. And now let's go! Allora, bellissime ragazze, dove siamo? Grazie per i ragazzi, a Porto Santo Stefano. Provincia di? Grosseto. Bellissimo, bellissimo posto. Ciao! Ragazzi, super show! Tante le cose positive, ne parleremo nei prossimi giorni. Sicuramente posso già dirvi che ha un motore Polini 90 Nm, davvero strepitoso. Una batteria infinita da 720, una pedalabilità assurda, addirittura in alcuni tratti pianeggianti con salita lieve, il motore era spento e si pedalava, ragazzi. Ed ora, let's go ragazzi, torniamo verso Porto Santo Stefano Trail. Veramente libidinoso, guardalo qua, come ora possiamo assaggiare questa fluidità sulla Venom. Guardate ragazzi, mamma mia, quanto è fluida, con questi perni della Hope Super Booster. Il sentiero dei corbezzoli, guardate che skyline spaventoso. Wonder ragazzi, wonder. Let's go ragazzi, let's go, open break now. Wow, super, yes. Wow ragazzi, che sound micidiale, spumeggiante e soprattutto libidinoso, come dicevo prima, e dal profumo estivo. Temperatura gradevole, mai troppo caldo, mai troppo freddo, umidità giusta e freni che grippano come le gomme della vittoria. Come avete notato, ho dovuto mettere il satellitare sulla parte centrale del tubo perché questo bellissimo manubrio fatto a mano da Michele Favaloro, dove ha incastrato il display del Polini, era un qualcosa di spettacolare che ho deciso di non oscurare e soprattutto di amare fin dalla prima volta che l'ho vista. Mamma mia ragazzi, wild, bellissimo, ma top trail sotto le nostre ruote che ci danno la rumba. Wow ragazzi, guardate che meravigliosi passaggi e che skyline assurdo che abbiamo qui di fronte a noi. Bello, bello ragazzi, Argentario veramente superlativo. Ed una vertical time ragazzi, guardateci qua questo mare superbo che ci aspetta per una cena a base di pesce. Wow. Bellos rockers. Mamma mia, che sound ragazzi, che sound check control. Wow, super ragazzi, wow ragazzi, crambologicamente bellissima. Guardate qua, la curvetta maledetta, grip perfetto. Guarda qua ragazzi, wonder ragazzi, wonder, che trail da mille e una notte ragazzi. Guarda qua, bellos, wonder ragazzi, guarda la double S col tornantino, bello che ci piace. Guarda come gira bene nello stretto questa Venom, che accarezza il percorso in tutta la sua bellezza. Guarda qua, vertical moment, yes. Mamma mia, che sound check console. Bello stretto, guarda come gira tutta ad un soffio. Break open now, break open, lasciamola scorrere, fluidificare con questi crumble toscani che ci danno la rumba. Wow, paradiso ragazzi, paradiso. Argentario davvero superlativo, non una scoperta ma una consacrazione. Ora questa settimana lo accarezzeremo in tutti i suoi lati e ci spingeremo verso nord, verso destinazioni ignote che vedrete nei prossimi filmati. No, ma nel frattempo lasciamola fluidificare ancora. Guardate questi passaggi con il crumble che la rendono leggermente pizzicosa, ma un qualcosa sempre di governante, dove la Venom non perde un solo millimetro e rimane la principessa indiscussa di questa prima giornata around Monte Argentario. Bello, lasciamo aperti i freni, lasciamola rinfrescare bene in questo tratto easy,
Wonder. E giungiamo alla fase finale del trail. Ora i giochi sono fatti, quindi tutto easy. Ma ragazzi, cosa dirvi? Il panoramico è davvero bellissimo, un panorama unico, super. A tra poco. Yeah. Bene, e da Porto Santo Stefano è tutto. Con il nuovo microfono gelato chiudiamo la prima giornata in terra toscana. A tra poco. Yeah.